In questo video sarà lo sguardo allo shop dello shop del 27 febbraio. Non perdiamo tempo perché oggi lo shop ha una peculiarità, cioè ho tipo tre skin di quelle che ci sono nuove più un piccone, quindi nice. Come sempre in questa serie vi dico cosa comprare e cosa no secondo la mia opinione. Ieri è uscita la roba di Alien e ne parleremo, state tranquilli che ne parleremo, ma me la voglio tenere per la fine del video. In più ho anche altri argomenti da dirvi, molto importanti. Iniziamo subito, Birdies che è molto carina, ve la straconsiglio, mi ricordo un botto la season 8. Pilota, piccone piccolo, molto abbinabile e con un bel sound, quindi anche questo ci sta un po' traiardino. Faucite Nerone, sì, mi piace sta skin, però non so da quanto me la prenderò. Sciallo Squaloso, bello. Lui non mi piace. Però mi ricordo la season 3. Ah, le orecchie. Vela squalosa è bellissima. Secondo me è la parte più bella del set. Probabilmente se mi prendo lui un giorno mi prendo anche la skin. Ma e viceversa. I picconi secondo me sono inutili. Quindi non ve li consiglio questi. E squalo, boh, potete trovare mimetiche migliori. Però questa è carina perché c'ha la hits e grigia. Questo grigio non c'è dappertutto. Elegantemente retro, sta mimetica mi piace un sacco. Questa ve la consiglio che è molto particolare. Asciarandello, carinissimo, peccato che non ha anche un secondo stile, come Moxie invece, che è questa skin con due stili che trovo stupenda, però che quando l'ho comprata mi piaceva sicuramente di più, non la uso molto. Abbiamo Alce anche, ci sta. Miscela esplosiva, piccole con quattro stili ve lo consiglio se per sé, ma a me non piace tanto, è un po' neutro. Pole position, carina come skin, carina. Pure Pitstop, non è male, cioè. Con la cosa delle auto e tutte, secondo me le dovevano fare in season 3 se skin. Però sì, io preferisco i motociclisti originali. Pizza party, peppere, 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 peppere. Ok, benissimo, abbiamo fatto i bravi napoletani, che non sono. Da Grabuchi! Oh, migliaia di ragazzini hanno speso decine e decine di euro per essere buggati per queste mod e ce lo ritroviamo nello shop! Ah, le orecchie. È carina comunque. Breakdance, unica cosa è che c'è uno streamer che si chiama Sinks, che probabilmente gli faranno il pack creatore, nonostante solo un leaker, però tipo 700.000 iscritti. E questa è la sua mod preferita, quindi se ve la volete prendere e anticiparvi per il pack, è un bello sconto, proprio perché c'è un sacco di roba interessante. Infranto, questa mimetica è fighissima, perché in sé per sé la mimetica i colori sono carini, ma guardate che fa quando sparate. Cioè si spacca! Raga, questa mimetica è fighissima. Ve la consiglio un botto, cambia pure la cosa, cioè, minchia. Ve la consiglio un botto. Andiamo avanti, Fenicottero Reale, skin molto carina, ignorante. Serpentona, bellissima per me, cioè, almeno io adoro sto skin, pure a materiale tecnologico carino. Adesso parliamo della roba di Alien. C'è ancora Flash e le skin di Street Fighter. Ora, in sé per sé, guardiamo prima gli item separatamente, poi vi dico la mia opinione. Xenomorfo. Ok, beh, fuck, coda dello Xenomorfo. Ellen Ripley. Già qui. Questo backpack è bello. Oh, alla prima. Solo perché ogni tanto esce un gatto. E questa è molto integrata che vi fa pagare 100 V-Bucks in meno. Ed è una grandissima truffa. Ma lo diremo dopo. L'unica cosa che mi piace davvero di sto pack è sorpresa toracica. Questa è molto carina. C'è il lama incazzato negro. Boh, lo trovo molto bello. Abbiamo braccio caricatore P5000. Credo abbia una cosa speciale, quindi anche questo ve lo consiglio. E navetta da sporto CN, che anche questa ve la consiglio perché ha una peculiarità che se voi cliccate un tasto si aprono i portoni, se ne cliccate un altro si chiudono, quindi potete scegliere come averla. E io quindi sta roba ve la consiglio. Però parliamo della skin. Innanzitutto solita skin mostruosa, cosa che su sto gioco non mi fanno impazzire onestamente. Boh, troppo fatto bene forse, cioè non lo so, però per i fan della saga ci può stare. Backpack molto carino perché riprende tutta la coda. Però sta skin, cioè Ellen Ripley, perché la gente si ostina a comprare questa skin? A meno che non volete, che ne so, il backpack o prendete il pack, perché dovete spendere 500, come l'ho detto, 600 V-Bucks in più per sta skin? Perché, oppure prenderla a 1500 separatamente, perché è davvero una truffa, c'è solo il viso dell'attrice, fine. Il backpack invece è carino perché ogni tanto esce il gatto, c'è anche dentro se vedete. La cassetta, portatile di Jonesy. Ora, se qualcuno ha visto Alien, mi può dire se nel film c'è proprio la cassetta col gatto o è proprio l'animaletto di Jonesy? Però non è considerato come pet.
E questo emote che non ne vale la pena minimamente. Ah! Le orecchie. Non ne vale minimamente 100 bubà, perché vedete è integrata. Quindi, boh, peccato. Sta roba se per sé ve la consiglio, perché c'è gente che vuole spendere 700 solo per il gattino. Che concordo. Cioè, guardatelo, dai, un amore. Oh, è rimasto bloccato, è raro come cosa. Ah, ok. I backpack sono carini, le skin non tanto. Comunque, parliamo di un altro argomento. Sai che questo video verrà un po' lungo, ma questo interesserà un sacco di gente. Prossima season, il tema. Allora, è già stato estrapolato molte teorie, ma ieri sono stati annunciati dei fumetti in collaborazione con la DC Comics. Ora, io questi fumetti probabilmente me li comprerò, perché verranno a costare 3 euro l'uno, se non sbaglio. Saranno comprabili probabilmente ai GameStop o alle edicole. E saranno dei fumetti di Batman nell'isola di Fortnite. Io me li prenderò principalmente perché con ogni fumetto vi daranno una skin esclusiva che potete prendere solo con quel fumetto. E quando avrete tutti i fumetti vi daranno un'altra skin. Quindi sono 7 skin a tipo 18 euro. Quindi queste ve lo consiglio. Però il problema qual è? Che molti ipotizzano che la prossima season sia a tema DC. Io mo mi incazzo. Non fate cazzate, basta. Non una season sì, una no. Facciamo la season tema Star Wars per quanto mi piacerebbe di più. Ma che cazzo, cioè, finché è una skin a pass, va bene, lo posso anche accettare. Ma non mi fate i pass battaglie interi, raga. Vi prego, speriamo di no. Speriamo di no. Però lo scopriremo probabilmente martedì, perché martedì ci sarà un ulteriore patch e vedere se c'è l'evento. Però la cosa che mi preoccupa è che la Season 3, il capitolo 2, che secondo me è stata anche la più bella, non ha avuto l'evento, è stata l'unica, escludendo la prima che ha avuto quello di Star Wars, ma niente di canonico, però era quella introduttiva. Quindi potrebbe essere che praticamente la Season prima di una Season in collaborazione non c'è l'evento. E boh, ho tanta paura, raga, speriamo che di sbagliarmi. Però è molto probabile. Quindi per il momento io non ho niente da dirvi. Ed allora solo chiamare out. E oggi stasera dovrebbe uscire anche un altro video. E passate alle 23 che siamo tutti live. Quindi non ho niente da dirvi. Lo so.